siamo Cristina Scabbia, sono voce femminile di un gruppo rock metal che si chiama Lacuna Coil. Per me è fonte di grande orgoglio pensare alla mia carriera e pensare al fatto che in molte occasioni mi sono ritrovata ad essere la prima donna ad essere sulla copertina di diverse riviste del settore e non. Sono stata la prima donna sul palco dell'Ozzfest, che è il festival itinerante creato da Ozzy Osbourne in America nel 2004, e sono molto felice di aver potuto aprire diverse porte per l'universo femminile in un mondo che è sempre stato prettamente maschile. Potendo dire qualcos'altro di me, posso dire che sono logorroica. Io ho giocato a ping pong con Dave Grohl e giuro che è la verità. Cocciuta. Questa la voglio, la voglio, la voglio, la voglio. Intransigente. Non faccio più sconti a nessuno. Però anche dei difetti. Quando mi hanno chiesto di essere uno dei quattro coach di The Voice, il mio primo pensiero è stato: voglio cercare di portare Cristina, come è fuori, all'interno del programma. E mi rendo conto che sia una cosa molto pretenziosa da dire. Non ho esperienza televisiva, non so come si riesce al meglio in un programma TV. Siamo chiamati a prendere delle decisioni e non è facile. Non sarà semplice mettersi di fronte ad un pubblico che non conosco, devo prendere le misure. Tre. Io uno. Io due. Lui due. Cristina zero. Gli ultimi saranno i primi. E quindi non mi sono preparata a fare una gran figura di me. Oh! Perché The Voice? Perché voglio mettermi alla prova, è una cosa che non ho mai fatto, non ho mai partecipato a un programma televisivo, e soprattutto perché voglio vedere come funziona dall'interno. Si sono dette un sacco di cose sui talent, chi è pro, chi è contro. Diciamo che nel mio mondo, nel mondo rock metal, non sono ben visti, quindi per me era importante verificare di persona. Ci sono diverse cose che mi rendono felice di far parte di questa giuria. La prima cosa che mi dà immensa soddisfazione è l'essere arrivata fino a qui da un mondo che non è assolutamente commerciale, non è assolutamente mainstream. La seconda cosa, che potrà sembrare banale e finto emozionale, ma in realtà è verissima, è perché in qualche modo mi sembra di dare soddisfazione ai miei genitori, che non ci sono più, che ho perso l'anno scorso, che sarebbero orgogliosissimi di me. Allora ho detto, vado. Watch The Voice.